questa edizione di Salute e Società, tumore ovarico, la quinta giornata mondiale, 92esimo congresso SIDEMAST, la dermatite atopica grave, vaccinazione antinfluenzale, uno studio di valutazione delle tecnologie sanitarie. Bentrovati da Marco Caracciolo, quinta giornata mondiale sul tumore ovarico. 107 associazioni di pazienti di 31 paesi impegnate in un'azione globale per sensibilizzare l'opinione pubblica e le donne di ogni età nei confronti del carcinoma ovarico. Subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le donne è quello con il più alto tasso di mortalità, che lo rende una delle prime cause di morte per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Sono 50.000 le donne in Italia alle prese con il tumore ovarico, di cui si è appena celebrata la quinta giornata mondiale, un momento di riflessione importante su quello che rappresenta questo genere di carcinoma subdolo e silente. Quello ovarico è il sesto tumore più diagnosticato fra le donne e quello con il più alto tasso di mortalità, addirittura il 60-70%, che lo rende una delle prime 5 cause di morte per tumore fra le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni. E il colosso farmaceutico Roche ha lanciato anche quest'anno il bando Roche per la ricerca, volto a finanziare 8 progetti indipendenti di contrasto al carcinoma per un valore totale di 800.000 euro rivolto a candidati di età uguale o inferiore a 40 anni. In più ha preso il via la nuova edizione di Sguardi d'Energia, campagna che vuole rispondere al desiderio di femminilità della donna con tumore ovarico, un evento che nei suoi primi 2 anni di vita ha visto protagoniste 734 pazienti che hanno partecipato alle settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli, Modena, Catania e Pisa. Il carcinoma ovarico rimane il killer numero uno tra le neoplasie ginecologiche. Infatti in Italia vengono diagnosticati ogni anno 5.000 nuovi casi, però purtroppo la mortalità è molto elevata, sono circa 3.300 le morti per questo tumore. Il fatto che sia così letale è legato alla nostra difficoltà o impossibilità alla diagnosi precoce. Questa è una malattia molto silente, infatti lo chiamano il killer proprio silenzioso, in quanto non dà segni premonitori e quando viene scoperto purtroppo è già allo stadio molto avanzato. Questo non vuol dire che queste pazienti non possano essere curate e devo dire che negli ultimi anni sicuramente molti sono stati progressi nella cura di questo tumore. Soprattutto noi riusciamo a fare vivere queste pazienti, queste donne per un periodo molto più lungo rispetto al passato. Forse non riusciamo a guarirle di più, ma sicuramente riusciamo a farle convivere, quindi a cronicizzare la malattia per periodi anche molto lunghi, intendo di anni. Approfittiamo di questa giornata così importante per noi per lanciare la terza edizione di Sguardi d'Energia, che è un progetto con il quale offriamo ai centri specializzati nella cura del tumore ovarico una settimana di sedute di trucco individuali alle pazienti di questi centri. Le sedute sono gestite da truccatori professionisti e noi le abbiamo volute perché riteniamo che le pazienti debbano essere sempre più attente non soltanto alla propria malattia ma anche al proprio aspetto fisico. La dermatite atopica grave è una patologia infiammatoria cronica, sistemica e multifattoriale di origine autoimmune che colpisce la pelle del viso e del corpo. Più conosciuta nella sua forma pediatrica, può comparire a tutte le età. La dermatite atopica grave è una malattia poco conosciuta, soprattutto nell'adulto. Ne parliamo oggi a Sorrento con esperti e pazienti nell'ambito del congresso nazionale promosso dalla Società Italiana di Dermatologia. Dottoressa, cos'è la dermatite atopica acuta? È una patologia infiammatoria cronica complessa che è su base genetica ma prevede anche l'intervento di fattori ambientali, quindi di diversi fattori precipitanti. Quali sono i sintomi principali della malattia? Il sintomo in assoluto più frequente è il prurito, che si presenta nella stragrande maggioranza dei pazienti, ma sono anche
quasi invariabilmente presente in tutti i pazienti, cute secca, e poi ci possono essere fissurazioni, esudazione, sanguinamento e quindi insomma molto altro, non solo la secchezza e il prurito. Quali sono ad oggi le terapie disponibili per curare questa patologia? Le terapie di cui oggi disponiamo sono sostanzialmente immunosoppressori, quindi dai corticosteroidi per via topica ma anche sistemica, e poi sempre per via sistemica la ciclosporina, la zatioprina, il mofetilmicofenolato, insomma sostanzialmente la classe degli immunosoppressori. Ci sono delle novità sul fronte appunto della cura? Sì, ci sono diversi farmaci che sono oggi oggetto di studio e che speriamo a breve entreranno nella pratica clinica. Più conosciuta nella sua forma pediatrica, in realtà la dermatite atopica può comparire a tutte le età, negli adulti in media intorno ai 30 anni. Da una recente indagine risulta che in Italia i pazienti adulti afflitti da questa malattia siano più di 35.000, di cui quasi 8.000 in forma grave, con sintomi talmente invalidanti da avere un impatto devastante sulla vita personale, sociale e lavorativa del paziente. Eppure si tratta di una malattia di cui si parla e si informa ancora poco, con il risultato che i malati si sentono troppo spesso isolati e non sufficientemente supportati dal sistema sanitario nazionale. Per questo motivo nasce Andea, l'Associazione Nazionale Dermatite Atopica. Ho fondato Andea proprio per diciamo essere un punto di riferimento per i pazienti e per portare la voce dei pazienti nei luoghi nei quali questa voce è giusto farla sentire. Parlo delle istituzioni, quindi per essere un interlocutore nelle istituzioni, nella determinazione di quelle che sono di quella che è l'appropriatezza per la somministrazione di farmaci, nonché la voce appunto delle persone che soffrono di dermatite atopica alla società, per sensibilizzare la società nei confronti di questa malattia che è poco conosciuta e soprattutto sottostimata sotto il punto di vista degli effetti che ha sulla persona. Secondo i risultati di uno studio italiano di valutazione delle tecnologie sanitarie, l'adozione esclusiva del vaccino adiuvato per l'immunizzazione della popolazione over 65 porterebbe ad una riduzione di oltre 29.000 casi di influenza, circa 3.000 casi di complicanze e un migliaio di ospedalizzazioni, con una cospicua riduzione dei costi per il sistema sanitario nazionale. La stagione influenzale ormai alle spalle ha registrato una crescita sensibile delle coperture vaccinali. È quanto rivela uno studio di Health Technology Assessment, un approccio multidisciplinare volto a valutare le tecnologie sanitarie, inclusi i vaccini. Questo studio è consistito nella valutazione di diversi aspetti relativi alla patologia di cui stiamo parlando, che è appunto l'influenza, a partire dalla sua frequenza, dalle complicanze, dalle ospedalizzazioni, dai decessi legati all'influenza. Ci sono state due fasi fondamentali. La prima fase è stata con i colleghi non economisti, quindi con gli epidemiologi, andare a trovare i dati che giustificano questo tipo di vaccinazione e quindi il rischio di contrarre l'influenza, il rischio di avere delle complicanze che appunto nella popolazione anziana è particolarmente elevato, e si possono distinguere la popolazione ad alto rischio e a basso rischio. È tra gli over 65 che il vaccino adiuvato rappresenta la migliore soluzione in termini preventivi, sia sotto l'aspetto medico che sotto il profilo economico. Un vaccino adiuvato è un vaccino che contiene sia gli antigeni, cioè quelle sostanze che fanno parte della struttura più esterna dei virus o dei batteri, verso i quali noi dobbiamo produrre una risposta di difesa, quindi produrre anticorpi, produrre cellule. Ma oltre a questi antigeni, i vaccini adiuvati hanno anche l'adiuvante. L'adiuvante è una sostanza che segnala al nostro sistema immunitario che deve rispondere con una risposta vivace. Circa 29.000 casi di influenza, 3.000 casi di complicazioni, un migliaio di ospedalizzazioni in meno. Questa è la stima dei benefici di un utilizzo diffuso del vaccino anti-influenzale. L'obiettivo da raggiungere è vaccinare ognuno col vaccino più adeguato, quindi nelle persone anziane sicuramente i vaccini adiuvati sono i più adeguati, nelle persone più giovani possiamo usare anche altri vaccini, per esempio i vaccini quadrivalenti,
split, quelli normali. L'altro obiettivo importante, oltre a usare il vaccino più adeguato, è aumentare le coperture vaccinali. In questo momento in Italia abbiamo delle coperture che sono intorno al 50-51%, sono troppo pochi, dobbiamo raggiungere almeno il 75%. 10 anni fa eravamo vicini a questo obiettivo, poi una serie di disgraziate concomitanze di una comunicazione sbagliata anche a livello istituzionale ci hanno portato a un crollo delle coperture. Il nostro impegno primario è quello di aumentare, di ritornare alle coperture, e vogliamo raggiungere il 75% che poi è raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.